Bentornati ragazzi, io sono Wayzflash e oggi volevo parlarvi di quella volta che involontariamente ho fatto del Power Play. Prima di cominciare vorrei invitarvi, se non l'avete già fatto, ad iscrivervi al canale, se vi piacciono i miei video ovviamente, a lasciare un like, commentare e attivare la campanella delle notifiche. Tornando alla nostra storia, accaduta pochissimo tempo fa, avevo organizzato una one shot all'ultimo momento che era a tema piratesco. Il master ci aveva detto che tutti avremmo avuto in dotazione delle pistole ed il talento estrazione rapida, oltre alle nostre scelte di build dei personaggi, quindi anche la relativa competenza. Cogliendo questa opportunità, ho deciso di creare un PG incentrato sull'uso delle armi da fuoco. E i personaggi sarebbero dovuti essere livello 4, e io ho iniziato a pensare non tanto al danno, ma al massimo numero di attacchi che sarei riuscito a fare in un round. Quindi la scelta era semplice. Un ranger! No, scherzo, ho scelto la razza umana per avere il talento bonus iniziale. Per la classe ho optato per il guerriero, puntando agli ulteriori talenti bonus. E non essendoci particolari talenti per le armi da fuoco in 3.5 invece, il master ci ha detto che potevamo usare quelli delle altre armi ranged. Quindi ho iniziato a selezionare talenti come tiro accurato, tiro ravvicinato, tiro multiplo, ricarica rapida, eccetera. Rimaneva un problema, le pistole sono a colpo singolo, quindi tenendo una pistola per mano non avrei potuto compiere azioni come ricaricare dopo un attacco e quindi procedere con il successivo. Quindi che ho fatto? Ho speso il mio budget per avere 4 pistole perfette, più un piccolo artefatto bonus creato dal master che vi rivelerò alla fine. Arriva il momento di iniziare la sessione e tutti iniziano a presentare i propri personaggi. La mia scelta ormai era chiara, un edgelord con la voce molto cavernosa, con un lungo mantello viola scuro che parla pochissimo e indossa sempre una maschera fatta con il teschio di un cervo, coperta a sua volta da un cappuccio. Il suo nome è Falciatore, uno psicopatico armato. Ad un certo punto, la nave sulla quale eravamo viene attaccata da una piovra gigante. Tutti la colpiscono, facendole molti danni. Arriva il turno di Falciatore, si lascia cadere da una parte più alta della nave, tira fuori 2 pistole, inizia a gridare «Muori, muori, muori!» Spara il primo colpo, presa. Spara il secondo, presa. Ora le pistole sono scariche, niente paura, Falciatore le getta a terra e dal mantello ne estrae rapidamente altre 2. Un altro colpo, la piovra affonda con un colabrodo, la nave è salva e i player sono un po' basiti, me compreso. Se non l'avevate capito dagli indizi, il personaggio che ho creato è praticamente la versione di Endiana di Reaper di Overwatch, mentre l'artefatto bonus che mi ero fatto creare dal master è la maschera da cervo che gli permette di diventare etereo un numero limitato di volte al giorno. Il fatto è che avevo creato quel personaggio per puro divertimento e non mi aspettavo di poter fare tutti quei danni, ma anzi di mancare quasi ogni colpo. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, commentare e attivare la campanella e le notifiche. Se avete storie interessanti o creepy su D&D o altri giochi di ruolo, potete mandarle per messaggio sul mio profilo Instagram, link in descrizione. Per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima, a presto!